Buongiorno, il primo concorrente di oggi è Baumgartner Leonard, è nato nel 2007 e viene dall'Austria. Oggi suonerà l'Inverno di Vivaldi, Zigeunerweisen di Sarasate e il primo movimento dal doppio concerto in re minore di Bach con il maestro Goran Konchar. Good morning, the first competitor of today is Baumgartner Leonard. He was born in 2007 and he comes from Austria. Today he's going to play L'Inverno by Vivaldi, Zigeunerweisen by Sarasate, and the first movement from Bach's double concerto in D minor with maestro Goran Konchar.
Thank you.
San Vito al Tagliamento, a town of 15,000 inhabitants, water and countryside its distinction, an unexpected historic center of ancient walls and squares, churches and palaces, archaeological finds, frescoes and architecture. Music its soundtrack, started from Gian Giacomo Arrigoni, musician, composer and inventor at Vienna Court of Melodrama and now remembered in the Historic Theatre and in the String Orchestra. When you perform on stage, you dress the best outfit. You have a great instrument, but do you provide him with appropriate setting? Creating cases is our passion. We work to make them worth your instrument. Visit our website. Together, we'll create a case that he deserves. We at Thomastic Infeld strive to provide the best possible solutions for every individual taste, playing style, and instrument. Make sure to find yours. Il secondo concorrente di oggi è Caris Anton, ha 12 anni ed è americano ma viene dalla Germania. Oggi suonerà L'inverno di Vivaldi, variazioni su un tema originale di Wieniawski e il primo movimento dal doppio concerto in re minore di Bach con Goran Kolchar. Our second candidate today is Caris Anton. He's 12 years old and he's American but he comes from Germany. In this first round, he's going to play L'Inverno by Vivaldi, variations on an original theme by Wieniawski, and the first movement from Bach's double concerto in D minor with Maestro Goran Kolchar. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Solo su Archi Magazine trovi tutto ciò che avresti sempre voluto sapere, sui maggiori strumentisti ad arco di ieri, di oggi e di domani, sui grandi liutai e i loro capolavori, rivelato dai più importanti esperti del settore. Inoltre, notizie di attualità, reportage, monografie, interviste, recensioni e molto altro ancora. Archi Magazine è disponibile in abbonamento e nei migliori negozi di musica. Archi Magazine, la rivista preferita da chi ama gli strumenti ad arco. La terza concorrente di oggi è Shaushev Adiana, ha 13 anni e viene dalla Bulgaria. In questo primo round suonerà L'inverno di Vivaldi, Zigeuner Weisen di Sarasate e il primo movimento dal doppio concerto in re minore di Bach con il maestro Pavel Vernikov. The third competitor of this day is Shaushev Adiana. She is 13 years old and she comes from Bulgaria. In this first round she is going to play L'inverno by Vivaldi, Zigeuner Weisen by Sarasate, and the first movement from Bach's double concerto in D minor with Maestro Pavel Vernikov.
Thank you.
Thank you.
Ora ci saranno 15 minuti di pausa. Now there will be a 15 minutes break. When you perform on stage, you dress the best outfit. You have a great instrument, but do you provide him with the appropriate setting? Creating cases is our passion. We work to make them worth your instrument. Visit our website. Together we'll create a case that he deserves. Dallo studio grafico al prodotto finito. Il nostro studio grafico vi seguirà nelle vostre esigenze ed il nostro laboratorio le realizzerà sul prodotto richiesto. Brochure, pieghevoli, biglietti da visita coordinati per aziende ed eventi sono solo una piccola parte di quello che possiamo realizzare per la vostra immagine. Personalizziamo abbigliamento e articoli promozionali, incisioni su targhe e vetro e timbri. Per i migliori eventi forniamo premiazioni sportive di qualità con trofei, coppe e medaglie in tutta la regione. Con i nostri macchinari realizziamo stampe grande formato su pannelli e adesivi da applicare su veicoli e vetrine. L'immagine è la nostra passione e ci teniamo a farvi fare bella figura. Yaffet, pensa, progetta e realizza.
Oggi suonerà l'estate di Vivaldi, Ziegfeld Waisen di Sarasate e il primo movimento dal doppio concerto in re minore di Bach con il maestro Pavel Vernikov. Our next candidate is Joan Esteve Melero. He was born in 2007 in Spain, but he lives in Switzerland. He's going to play L'Estate by Vivaldi, Ziegfeld Waisen by Sarasate, and the first movement from Bach's double concerto in D minor with Maestro Pavel Vernikov.
San Vito al Tagliamento, un paese di 15.000 abitanti sulla linea delle risorgive friulane. Acqua e campagna il suo segno, un inaspettato centro storico fatto di antiche mura e piazze, chiese e palazzi, ritrovamenti archeologici, affreschi e architettura. La musica, la sua colonna sonora, a partire dal sanvitese Gian Giacomo Arrigoni, inventore alla corte di Vienna del melodramma, ed ora ricordato nel teatro storico e nell'orchestra d'archi. La prossima candidata è Go Madeline, ha 14 anni e viene da Singapore. Oggi suonerà L'estate di Vivaldi, introduzione e rondò capriccioso di Saint-Saëns e il primo movimento dal doppio concerto in re minore di Bach con il maestro Pavel Vernikov. The next candidate is Go Madeline. She is 14 years old, she comes from Singapore and it's the second time she joins us in the competition. Today she is going to play L'estate by Vivaldi, introduction and Rondò capriccioso by Saint-Saëns, and the first movement from Bach's double concerto in D minor with Maestro Pavel Vernikov. Thank you.
Thank you.
dallo studio grafico al prodotto finito. Il nostro studio grafico vi seguirà nelle vostre esigenze ed il nostro laboratorio le realizzerà sul prodotto richiesto. Brochure, pieghevoli, biglietti da visita coordinati per aziende ed eventi sono solo una piccola parte di quello che possiamo realizzare per la vostra immagine. Personalizziamo abbigliamento e articoli promozionali, incisioni su targhe e vetro e timbri. Per i migliori eventi forniamo premiazioni sportive di qualità con trofei, coppe e medaglie in tutta la regione. Con i nostri macchinari realizziamo stampe grande formato su pannelli e adesivi da applicare su veicoli e vetrine. L'immagine è la nostra passione e ci teniamo a farvi fare bella figura. Yaffet, pensa, progetta e realizza. La penultima concorrente di questo primo round è Xiao Tao Yuan, nata nel 2007 in Taiwan ma proveniente dalla Croazia. Oggi suonerà L'inverno di Vivaldi, variazioni su un tema originale di Wieniawski e il primo movimento dal doppio concerto in re minore di Bach con il maestro Pavel Vernikov. The second last competitor of this first round is Xiao Tao Yuan, born in 2007 in Taiwan, but coming from Croatia. She's going to play L'Inverno by Vivaldi, variations on an original theme by Wieniawski, and the first movement from Bach's double concerto in D minor with Maestro Pavel Vernikov. Thank you.
atomistic Infeld strive to provide the best possible solutions for every individual taste, playing style, and instrument. Make sure to find yours. Solo su Archi Magazine trovi tutto ciò che avresti sempre voluto sapere sui maggiori strumentisti ad arco di ieri, di oggi e di domani, sui grandi liutai e i loro capolavori, rivelato dai più importanti esperti del settore. Inoltre, notizie di attualità, reportage, monografie, interviste, recensioni e molto altro ancora. Archi Magazine è disponibile in abbonamento e nei migliori negozi di musica. Archi Magazine, la rivista preferita da chi ama gli strumenti ad arco. San Vito al Tagliamento, a town of 15,000 inhabitants, water and countryside its distinction, an unexpected historic center of ancient walls and squares, churches and palaces, archaeological finds, frescoes and architecture. Music its soundtrack, started from Gian Giacomo Arrigoni, musician, composer, an inventor at Vienna Court of Melodrama and now remembered in the Historic Theatre and in the String Orchestra. L'ultima concorrente di questo primo round è Tomita Yume, nata nel 2008 in Giappone ma proveniente dal Regno Unito. Suonerà L'inverno di Vivaldi, il primo movimento dal doppio concerto in re minore di Bach con il maestro Pavel Vernico ed introduzione e rondò capriccioso di Saint-Saëns. The last competitor of this first round is Tomita Yume, born in 2008 in Japan but coming from the United Kingdom. She's going to play L'Inverno by Vivaldi, the first movement from Bach's double concerto in D minor with Maestro Pavel Vernikov, and Introduction and Rondo Capriccioso by Saint-Saëns.
Thank you.
Thank you.
Bene, siamo giunti alla fine della seconda giornata e del primo round del concorso. Quindi grazie a tutti i concorrenti e ci aggiorniamo alla giornata di domani. Vorrei però prima ringraziare la speciale giuria dei ragazzi, Tendofer Matilda e Reros Rosalim Alejandro. Grazie. Many thanks to the jury, Ning Kam from Singapore, Alexander Zinkowski from France, Goran Konča from Croatia, Federico Guglielmo from Italy, Filip Dragano from Switzerland, Giulia Burghina from Austria, Pavel Vernikov from Israel. Molte grazie all'Accademia d'Archi Arione. Da domani si cambia repertorio. E grazie a Giancarlo Guarino. Ottimo conduttore. Appuntamento, Eleonora. Ci vediamo domani alle 10 per l'inizio del secondo round. See you tomorrow at 10 for the second round. San Vito al Tagliamento, un paese di 15.000 abitanti, sulla linea delle risorgive friulane. Acqua e campagna il suo segno, un inaspettato centro storico, fatto di antiche mura e piazze, chiese e palazzi, ritrovamenti archeologici, affreschi e architettura. La musica, la sua colonna sonora, a partire dal sanvitese Gian Giacomo Rigoni, inventore alla corte di Vienna del melodramma, ed ora ricordato nel teatro storico e nell'orchestra d'archi. Dallo studio grafico al prodotto finito. Il nostro studio grafico vi seguirà nelle vostre esigenze ed il nostro laboratorio le realizzerà sul prodotto richiesto. Brochure, pieghevoli, biglietti da visita coordinati per aziende ed eventi sono solo una piccola parte di quello che possiamo realizzare per la vostra immagine. Personalizziamo abbigliamento e articoli promozionali, incisioni su targhe e vetro e timbri. Per i migliori eventi forniamo premiazioni sportive di qualità con trofei, coppe e medaglie in tutta la regione. Con i nostri macchinari realizziamo stampe grande formato su pannelli e adesivi da applicare su veicoli e vetrine. L'immagine è la nostra passione e ci teniamo a farvi fare bella figura. Jafet, pensa, progetta e realizza.